a tutti cari amici di Damatra, un saluto ancora dal vostro Davide e alla regia dal vostro Luca. Siamo oggi a Vermezzo, al campo comunale sportivo della società sportiva di Vermezzo, dove siamo stati informati nuovamente di un nuovo furto avvenuto al bar e all'interno della struttura. Siamo venuti appunto per indagare e informarvi su quanto è accaduto. Tanto di pazienza, se ci seguite possiamo andare a intervistare Roberto, che è il barista e il gestore, che ci narrerà che cosa è accaduto. Eccoci ora entrati all'interno del bar, dove ci sta aspettando Roberto, il barista, ciao Roby, e gestore del bar del campo, che ci ha chiamato per appunto denunciare l'ennesima, a quanto pare, rapina negli ultimi, penso, 2 anni, 1 anno e mezzo, ai danni del campo. Andiamo a sentire che cosa è successo. Roby, sai dirci appunto che cosa è successo, quando è successo, cosa hanno portato via e qual è eventualmente l'entità e il danno procurato? Niente, tra la notte, tra martedì e mercoledì sono entrati per l'ennesima volta, la terza effettivamente negli ultimi 2 anni, e i danni sono più che altro materiali, perché la distruzione di una porta, altre porte della segreteria, e come merce, vabbè, varie lattine di bibite, caramelle, cioccolati e più un televisore. Quindi in sostanza diciamo che è un pochino più il danno procurato che il reale valore del quantitativo portato via, in sostanza. Cioè per l'ennesima volta vi trovate ancora a far fronte a un furto e a rimettere a posto quindi poi tutta la situazione con le tasche della società. No, fortunatamente sì, quello che riguarda il bar interno, bibite così, no, sono a spese della società. Per quello che riguarda i danni alla struttura, alle strutture, questo sono danni che dovrà pagare il comune. E per quanto riguarda i già 2 successivi furti più questo, avete sentito magari da parte del comune la voglia, la possibilità di fare un intervento piuttosto che cose di questo tipo? Per il momento no, visto che da quando è successo il primo furto ci siamo accorti che l'allarme non funziona, perché c'è un problema alle fotocellule. Puoi spiegarci meglio questa cosa dell'allarme? Esatto, ci siamo accorti che le fotocellule di presenza dentro al bar non funzionano. Quindi è stato fatto presente all'amministrazione comunale, personalmente anche al sindaco, e con la promessa di mettere a posto il tutto, chiamare chi di dovere per metterla a posto, la vigilanza per fare assistenza, ma a tuttora, passati 2 anni, non è ancora stato messo a posto, nonostante si continui a dirlo e farglielo presente, però purtroppo per adesso non è ancora stato fatto. Quindi nonostante il terzo furto e nonostante la terza volta che viene avvisato il comune di questa situazione, ancora l'impianto è non funzionante. Esatto, non funzionante perché non funzionano queste fotocellule. Perché l'allarme in se stesso funziona, non funzionano le fotocellule di presenza, però qual è il problema non lo so, questo dipenderà dall'assistenza, dalla vigilanza. Però eventualmente, o magari sai se in settimana passerà qualcuno del comune a visionare, ti hanno chiamato, ti hanno informato, o 0 assoluto in merito? Per quello che ne so io, no. Io ho chiamato il sindaco personalmente per spiegargli la situazione, un po' alterato, perché non è possibile che dopo 2 anni non venga ancora fatto questo lavoro, e quindi ma lui per l'ennesima volta mi ha ripetuto che andrà all'ufficio tecnico, perché a quanto pare tutto il problema è nell'ufficio tecnico, che non si sbrigano a fare questa cosa. Ricordiamo, giusto a dover di cronaca, che il campo è un campo comunale, quindi è in gestione al comune, corretto? No, è in gestione alla società, alla società Vermezzo. Sì. Però tutto il terreno, tutta la struttura e tutto è di appartenenza del comune. Ecco ora Roberto che ci fa vedere un paio di danni procurati e come hanno per il momento risolto la situazione. Allora, per il momento hanno risolto che hanno dovuto saldare la porta, perché avendo la stortata tutta, questa è la serratura che c'era. Quindi adesso per il momento, per riuscire a chiuderla, me l'hanno saldata. Poi adesso appena l'amministrazione darà il consenso a metterla, a ripararla, verranno a ripararla. E
si spera che la metteranno a posto il più presto possibile. Ci terrei a precisare solamente che questo, essendo un campo sportivo, essendo appunto frequentato anche da ragazzi, soprattutto minorenni, sarebbe forse magari il caso che vengano a sistemare la situazione e magari a metterla un pochino più in sicurezza. Esatto, mettendola un po' in sicurezza, cercando di venirci un po' incontro, nel senso a... E che finalmente magari l'ufficio tecnico si decida a uscire, venire a fare una perizia e magari... Soprattutto, anche perché non è bello arrivare qua e vedersi rubare tutto con gli sforzi che faccio io, che fa la società, per riuscire a mandare avanti il bar nel miglior modo possibile. Anche perché la precedente, diciamo, rapina, il precedente furto, Roberto ha anche dovuto rifare tutta la parte delle inferriate, perché dove ci sono le finestre magari... Da questa parte, se vedete, questa qua, quella da qua, venite, quella di qua, anche questa inferriata, vedete, l'hanno stortata, l'hanno dovuto rimettere a posto, l'hanno dovuta saldare più di una volta e non è la prima volta che succede, quindi speriamo che l'amministrazione comunale si faccia sentire presto. Quindi vi aggiorneremo successivamente anche per quanto riguarda la parte amministrativa, proveremo a farci sentire anche in comune. Nel frattempo ringraziamo Roberto. Ciao, grazie a voi. Grazie a te per averci chiamato. Alla prossima, speriamo, non segnalazione di furto, ma per magari un qualcosa di meglio, un evento magari organizzato da te o dal bar, ci saremo presenti. Grazie mille, grazie alla società, grazie ragazzi, da Davide, Luca, da Matra è tutto.